Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Wispix e oggi siamo in compagnia di Clash Royale. Clash Royale è il nuovissimo gioco della Supercell, si basa appunto sull'idea fondamentale che è alla base degli scacchi, ovvero un combattimento strategico. In che cosa consiste? Fondamentalmente noi avremo delle varie carte, come potete appunto osservare, e costruiremo dei vari deck. Questo appunto perché la Supercell in questo caso ha voluto appunto inserire una maggiore varietà nel gameplay. Infatti potrete costruire i vari deck, ovviamente scegliendo le carte che secondo voi sono le migliori per portarvi alla vittoria. Ok, partiamo subito con il mio primo deck. Ho inserito varie carte, tra cui la capanna dei Goblin, l'Amazzone, il mini P.E.K.K.A., le orde di frecce e di teschi, la casa dei teschi, il gigante e la meteora. Stessa base, quindi ritroveremo anche per gli altri deck, due deck, dove ritroveremo sempre l'Amazzone, l'orda di frecce di scheletri, il mini P.E.K.K.A., il gigante, la meteora, però in più ho inserito il cavaliere e gli sgherri. Terzo deck, ho scelto come bocche da fuoco il piccolo di drago, i lancieri goblin e il moschettiere. Invece, per quanto riguarda la base di attacco, abbiamo sempre la stessa. Come carte in più che sono riuscito a trovare, ovviamente ho il bombarolo, la torre del bombarolo, che non appunto non avete visto, i goblin base e ovviamente l'arciere che viene dato all'inizio del gioco. Ok. Sono a livello 4 perché diciamo ho livellato un po' e sto combattendo nell'arena 2. Iniziamo quindi una battaglia. Ok. Quindi, Annichi Bomb. Ok, come potete vedere quindi il gioco è molto simile a una scacchiera. Ok, lui inizia subito con i draghi e gli sparo il mio moschettiere. Inserisco anche io il drago, lo lancio per il petto, il mini P.E.K.K.A. Ok, ho lanciato le frecce per salvare il mio gigante, però non sono riuscito a colpirlo insieme. Lui ha buttato la casa degli scheletri, cioè dei goblin, e quella è molto, diciamo, fastidiosa. E mi sta cercando di distruggere il mio castello. Come vedete ci sono varie strategie. Lui è una strategia molto difensiva. Cioè io punto sull'attacco e infatti ho distrutto il primo castello. Ok. Ora possiamo fare due cose. Io solitamente nel momento in cui mi attaccano i giganti preferisco utilizzare gli scheletri come arma di difesa. Però lui è stato anche molto bravo perché ha inserito il mini P.E.K.K.A. Questo è un avversario abbastanza tosto, ragazzi, si sta facendo. Ecco, nel momento in cui iniziano gli ultimi 60 secondi aumenta al doppio la velocità di riempimento del serbatoio di Elisir. Potete vedere, utilizzo sempre la mia strategia degli scheletri. Lui ha sempre le sue frecce da lassù. Possiamo vincerla e la vinciamo. Bella giocata, diciamolo ok. E abbiamo vinto ogni volta appunto che possiamo, che vinciamo, cioè che vinciamo una battaglia, oltre a ricevere le corone, abbiamo anche degli scrigni che possono essere ovviamente di varie tipologie. Abbiamo lo scrigno d'oro, lo scrigno magico,
ma anche lo scrigno di legno che ce ne viene dato uno ogni 3 ore, credo, in omaggio. E poi se raggiungiamo 10 corone, in base appunto alla vittoria che facciamo, ci danno anche uno scrigno d'oro che si aprirà ogni tot di ore, vedete in questo caso 12 ore, quindi 13 ore e 2 minuti. Ok, abbiamo 4 slot, ovviamente ogni volta che facciamo una battaglia, possiamo appunto vincere 4 scrigni e aprirli aspettando, diciamo, le canoniche 3 ore oppure tramite l'utilizzo delle gemme. Io vi consiglio, diciamo, di utilizzare le gemme soltanto all'inizio per livellare più velocemente, però poi successivamente, nel momento in cui avete un buon grado di livello e volete appunto avanzare sprecando le gemme, potete anche aspettare tranquillamente. Ok, questo è il clan dove sono iscritto, però cercherò appunto di farne a breve, di raggiungere il livello necessario per ottenere per costruire un mio clan dove, quando appunto sarà il momento, potrete visualizzarlo. Diamo un po' di carte per fare sempre esperienza. E questo è appunto Clash Royale. Se il video vi dovesse essere piaciuto, iscrivetevi al mio canale, lasciate un mi piace e che dire, ci vediamo alla prossima. Ciao!